Che dramma quando bisogna comprare il PC. No, è un dramma, perché hai comprato una macchina, l'hai comprata 3 anni fa. Anche un buon PC, hai speso un po' di soldi, ma una macchina per la famiglia che so, con un processore i3 o un AMD equivalente, i programmi cominciano a essere lenti, i computer cominciano a essere lenti. Qui bisogna cambiare una macchina, vai, vai. Azione, macchine, i computer che siamo portati in ufficio hanno un costo e hanno un costo a volte non indifferente perché ti propinano che per far girare quel programma devi avere il processore i7, ma il processore i7 con la scheda video Nvidia 1080 o l'equivalente ATI o quali cavoli e mazzi e cacci la grana per comprare il computer. Fermi tutti. Partiamo da una cosa che forse poche persone sanno. L'architettura dei computer, come è concepito un computer, da quando è nato a oggi è sempre la solita. L'unica vera evoluzione che ha avuto il PC sono gli hard disk SSD, Solid State Drive. E questi molto spesso sono la vera soluzione alle problematiche dei PC, poi specialmente se abbiamo Windows che si intasa completamente. Prima di comprare un PC, se controlliamo bene le specifiche del PC, che cos'è, che cosa non ha, guardiamo di che programmi abbiamo realmente bisogno, perché tanto è inutile spendere 1.500 € per una macchina che poi alla fine ci dobbiamo andare solo su non ha senso. Vero è che a volte le macchine di 2 o 3 anni fa sono non vecchiotte, si sono un po' intasate e anche andare su internet o guardare un semplice video su YouTube diventa una cosa un pochino complessa e lenta e i computer devono essere veloci. C'è poco da dire, i computer devono essere veloci. Allora ricordatevi, SSD è la soluzione a tutti i problemi. Prima togliamo di mezzo l'unica parte meccanica che è rimasta nel computer. Perché l'hard disk, per chi non lo sa, quello dove ci si vanno dentro tutti i dati, è uno scatolotto, anche un po' bruttino veramente. C'è un disco, una testina che gira come un giradischi, funziona esattamente. L'SSD non ha la meccanica. Guadagnate subito in velocità di avvio del computer e subito in velocità di avvio in qualsiasi programma. Tant'è che ormai sono utilizzati soprattutto per chi fa editing foto e editing video a maggior ragione. Il computer acquista quel 30-35% di velocità in più che mai vi sareste aspettati. Quindi, considerando che oggi gli SSD, ricordatevi, SSD, sono calati realmente di prezzo, quindi su Amazon, e poi in descrizione vi lascio qualche link, trovate che sono anche un buon SSD da 250 GB, che so per un portatile, o anche da 500 GB per un fisso, a prezzi competitivi rispetto a qualche anno fa, e risolvete veramente tantissimi problemi. Poi ovviamente se il computer ha un altro tipo di danno non ve lo risolve, non ve lo risolve, però se comprate un SSD avete due vantaggi fondamentali. Primo, se il vostro computer va bene, con l'SSD andrà ancora molto molto meglio, ma molto molto meglio. È un dato di fatto. Se invece il vostro computer ha anche altri problemi in più, non è che l'SSD lo buttate via. Vi rimarrà un'unità a stato solido che potete usare come disco esterno o per un nuovo computer che magari non monta l'SSD e voi ce lo infilate subito, così avete subito un bel turbo. E quindi sono quegli acquisti che personalmente, io ovviamente questa è una mia opinione, sono validi perché non sono poi quelle cose che si buttano via, cioè non è una prova che fai, sì, lo butti via. Installarlo è semplicissimo, clonarlo è semplicissimo. Perché buttare, cambiare una macchina che abbiamo pagato un bel po' di soldini e quando con poco possiamo veramente, veramente,
non solo ridargli vita, proprio aumentargli le prestazioni, ricordatevelo, aumentargli le prestazioni, renderla più efficiente, renderla più veloce per qualsiasi cosa voi la utilizziate. Quindi basta comprare SSD. Tanto poi il futuro è quello, tanto ormai tanti computer, ormai Motorola SSD, e oltretutto ve li vendono più cari, perché no, questo c'è l'SSD. Ricordatevelo, SSD, ci sono ormai da qualche anno, ma sembra che se ne parli un pochino troppo poco. SSD, Solid State Drive, vi risolve i problemi, avete il computer più veloce, avete anche il computer più sicuro per la sicurezza dei dati. Oggi si spende finalmente il giusto, e più passerà il tempo, più caleranno di prezzo per comprare questo tipo di unità. E se il vostro computer ha altri problemi, dovete per forza acquistarne nuovo, il vostro SSD vi rimarrà lo stesso e lo potrete utilizzare per altre cose. SSD, il futuro è lì.